In una pentola riassumiamo due importanti situazioni: la storia della nostra cultura culinaria e la storia della nostra cultura artigianale. C'è questa impressione che la gente si stia riconvertendo al comprare meno, però comprare più intelligente. Però per far questo gli devi spiegare come un oggetto è nato. Ma poi ti mette alla prova. Questo qua sta dicendo cazzate o sta dicendo la verità? Tirare i chiodi e poi ribatterli fa sì che diventa una cosa indistruttibile. Ciò che la macchina non ti dà. Ma non è mai successo che si sia staccato un manico, è la differenza. Noi lavoriamo il rame da tre generazioni. È partito il zio di mio padre, poi mio padre 51 anni fa ha aperto l'azienda qui dove l'avete vista. Con l'arrivo mio e di mio fratello ci siamo spostati sulle pentole da cucina. Questo è un lavoro che ti trasmetti in famiglia, non è che c'è una scuola che ti dà una base per diventare un artigiano di questo tipo. Devi proprio passare ore e ore in azienda e lavorare, mettere le mani sul metallo. Un ritorno all'artigianato dove ti metti in gioco, dove puoi avere la soddisfazione di costruire oggetti con le mani tue. Il mercato ci chiede proprio questa capacità e questa professionalità, che è quella di saper creare un prodotto diverso e che abbia un elemento aggiunto, sia in termini di cultura sia in termini di funzionalità. Lo stagno è l'elemento aggiunto che si insinua come pellicola protettiva che difende l'interazione tra il cibo e la pietanza. Il rame è un materiale nobile, quotato alle borse internazionali, è un materiale naturale, non è dannoso per l'ambiente ed è sicuro per la salute di noi cittadini. Ognuno di noi ha un fabbisogno di rame giornaliero. Questo rame ovviamente arriva dai cibi. Buongiorno, io sono Fabio Pisani, chef del ristorante Aimo in Nadia, con Alessandro Negrini. La pentola di rame ha un calore diretto, immediato, e la conducibilità del calore che mantiene tutte le proprietà nutrizionali dell'ingrediente. Un piacere cucinare con queste pentole. C'è dietro tutta una storia, tutta una passione. Nella cucina, se non ci metti passione, i risultati non ci arrivano. Ecco, qua bisogna chiudere gli occhi e pensare al mare. In questo caso abbiamo usato un rame trentino per fare una pasta che è un inno al sud Italia. Grande materia prima e grande manualità. Che sia il cuoco, che sia chi produce la pentola, il nostro lavoro è un po' la salvaguardia della memoria gustativa italiana. Quindi non voglio dire la parola tradizione, perché molto spesso è usata male. In realtà è innovazione.